Storie del bosco antico. Il camoscio. Nei tempi antichi il camoscio aveva le corna dritte, lunghe e sottili a mo' di fusi. Il corpo invece era perfettamente uguale a oggi. Spericolato, agile e forte come nessun animale dei monti, scorrazzava lungo le rocce con balzi e scatti che ricordavano bagliori di saetta. Succedeva però che proprio in virtù del suo estremo coraggio gli capitassero parecchi incidenti. Molti camosci morivano cadendo dalle crode o scivolando sui ghiacciai dei pendii congelati dall'inverno, e anche le femmine erano ugualmente spericolate e coraggiose, spesso più dei maschi. Capitò che un tiepido maggio una camoscina alla sua prima maternità dette alla luce due bei cuccioletti. Cosa rara due, di solito ne fanno uno solo. La mamma era molto felice dei suoi piccoli e quando non li allattava o faceva loro il bagno con tenere leccate, saltava qua e là lungo le creste come una farfalla. Un giorno, mentre tornava dai figli sfrecciando lungo una cresta di rocce verticali, scivolò e iniziò a precipitare. L'ultimo pensiero andò ai suoi cuccioli. «Moriranno di fame», pensò. Uno strazio infinito le graffiò il cuore. Non aveva paura di morire, voleva vivere ancora un poco per tirarli grandicelli. Il Signore andò in suo aiuto. Improvvisamente la camoscina si trovò ferma sospesa nel vuoto. Le sue corna si erano piegate all'indietro come uncini d'acciaio che, acconciandosi alla roccia, ne avevano arrestato la caduta. Da quel giorno i camosci nacquero con le corna curve all'indietro e ne morirono molti di meno per capitomboli.